quanto mi riguarda, io proporrei un classico della nostra letteratura, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, un libro chiaramente che abbiamo conosciuto tutti sui banchi di scuola, spesso non amato per il fatto appunto che veniva studiato a fondo. Io ho un ricordo personale, in classe non si riusciva a finire una frase, tanto era il commento che veniva fatto appunto su questo capolavoro, ma io desideravo di leggerlo in maniera più lineare, più di getto, e è quello che ho fatto dopo la scuola, e da quel momento non l'ho più abbandonato. Ho scoperto tutta la profondità del Manzoni, non solo della sua prosa bellissima, del suo italiano bellissimo, ma la profondità del suo pensiero cristiano. Manzoni sta dalla parte degli umili, degli ultimi della terra, ne racconta il dolore degli innocenti, ma canta anche la speranza della fede cristiana, la speranza nel Dio che è giustizia e provvidenza.